qua dal capitano del Porto Torres, una gara finita 0-0 a Selagius, com'è andata? L'avete poi con l'uomo in più? Sì, una bella gara, giocata a viso aperto da tutte e due le squadre. Sicuramente noi al secondo tempo dovevamo fare e potevamo fare un qualcosa in più vista la superiorità numerica di un tempo e la doppia negli ultimi 10 minuti, però ci abbiamo provato. Abbiamo provato, nonostante le 3-4 punte non siamo riusciti a... Ecco, cosa è mancato concretamente? Non avete allargato mai il gioco? Sì, bravo, bravo. Siamo stati poco bravi nell'allargare il gioco, anche se di contro eravamo una squadra che ci ha messo il cuore, ci ha messo la grinta. E... poi abituata anche con la Viterbese, ha finito in 9, quindi si allenano... Sì. Dispiace, però ripeto, abbiamo fatto un passo in avanti rispetto già alla settimana prima, abbiamo ritrovato la grinta, abbiamo ritrovato la determinazione che... le ultime gare, soprattutto domenica, ci è mancata. Ecco, 4 pareggi di seguito, un po' state rallentando, però comunque come matricola state facendo un grande campionato. Sì, una cosa c'è da dire, ora le squadre ci conoscono più di prima, no? Prima era la matricola e nessuno si aspettava il Porto Torres. Ora il Porto Torres lo aspettano, lo conoscono, quindi sta a noi cercare di migliorare e far sì di iniziare già da sabato a portare a casa una vittoria che ci manca e ne abbiamo bisogno. Ecco, sabato derby con Sanluri, che gara sarà? I derby sono tosti perché già col Budoni domenica abbiamo visto che è stata una gara dura. Devi essere bravo come hai detto tu a cercare di muovere più la palla e far sì che la tua superiorità tecnica l'abbia meglio sugli avversari. Noi ne abbiamo tanta e cercheremo già da sabato di portare a casa il risultato. Ecco, visto comunque già le squadre che avete incontrato, pensi che il Porto Torres possa rimanere su in alto e quindi anche arrivare ai playoff? Sì, è inutile nascondersi. Il Porto Torres può e deve dire la sua, perché ha dimostrato con altre squadre e con altri avversari che ci può stare. Ora, veniamo da 4 pareggi consecutivi, anche se 2 fatti con la Viribus e col Monterotto in recupero, quindi si potrebbe parlare di punti guadagnati. Ripeto, il Porto Torres secondo me, se gioca come sa sino alla fine, potrà dire la sua per un risultato importante. Ecco, in un campionato dove c'è la regola dei 4 giovani, tu, Frau, Pinna, come vi integrate? Questi giovani sono bravi, avranno un avvenire? Lo spero, i nostri sono bravi e come dai tuoi colleghi ci tengo a precisare che sono giovani sardi. Sai, i giovani sardi hanno sempre l'attaccamento alla maglia più degli altri. Quindi io spero che imparino qualcosa da noi, perché noi abbiamo già dato. Certo, vogliamo far sì di riuscire a dare un qualcosa di importante al Porto Torres, alla società e allo staff. Speriamo che ci seguano, perché potremo dire la nostra. Ecco, appunto, proprio questa regola che impone i 4 giovani. Voi anziani qualche volta dovete anche partire dalla panchina, è dura. Lo so, purtroppo è dura, però sai, quando tu fai la Serie D sai che è una regola che ci sta. Devi accettarla e far sì che chi vada in campo abbia sempre la fiducia sia di quelli che stanno fuori che di quelli che giocano. Perfetto, ringraziamo Mario Fadda, buon campionato. Ciao, in bocca al lupo.